senza domanda bisogno di presentazione, sono dei nomi talmente grandi, talmente mitici, che sono nel nostro cuore, nel nostro ricordo, nella nostra passione di amanti dell'opera e della musica. Comincio dalla mia destra, abbiamo tre baritoni, tre grandissimi baritoni, tre tra le più grandi voci di baritono di questo secolo. Comincio da Rolando Panerai. Essere qua per me è una grande gioia,
avere vicino a me questi grandi artisti che hanno voluto aiutare questa serata con la loro presenza, e voi che siete venuti così numerosi, e vi ringrazio con tutto il mio cuore. Sono molto felice di aver passato qui questo giorno che per me è stato il giorno più importante della mia vita. Allora, ritornando al momento del mio debutto, appunto come avete sentito è stato il 23 maggio del 1944, durante il periodo della guerra. E io ero sfollata in un paese piccolo vicino a Parma, che si chiama Traversitolo, e vivevo con una mia zia. Un bel giorno mi è arrivata una lettera della signora Carmen Mellis che mi diceva appunto che a Rovigo, nonostante il momento così brutto della guerra, avevano pensato lo stesso di fare la loro tradizionale stagione lirica, e mi disse che avevano messo in repertorio il Mefistofele di Arrigo Boito e che io avrei avuto la possibilità di debuttare come Elena invece di Margherita, perché per una debuttante era una parte più tranquilla che mi avrebbe dato la possibilità di mantenermi il più possibile serena. E così è stato, però avevo un ostacolo molto grande, era quello della mia mamma, che non voleva assolutamente che io entrassi a far parte dei complessi del teatro. Avevo paura perché ero molto giovane, molto timida, e poi come tutte le mamme, insomma, avevo il terrore che potesse andare a finire male. E invece quando lei ha sentito, insomma, il responso di tante persone competenti, a un bel momento si è sciolta e mi ha lasciato andare per la mia vita, la mia carriera. Allora arrivai in quel di Rovigo con un viaggio disastroso, perché partì da Traversitolo con un piccolo calesse trainato da un cavallino che poveretto era più di là che di qua. Quello che guidava il cavallo era sordo e ogni tanto si fermava per la strada per chiedere a me e alla mia mamma se si sentivano gli aeroplani, perché lui era molto preoccupato, in quanto che come vedevano una cosa che si muoveva bombardavano subito. E insomma, tra una cosa e l'altra siamo arrivati alla stazione di Parma. Sono salita sul treno e in tutte le stazioni nelle quali si fermava il treno c'erano tutti i carri bestiame, altre vetture dei passeggeri che bruciavano nelle stazioni. È stato veramente una cosa desolante, e io dicevo con mamma, ma proprio dobbiamo andare fino là con questo tempo, con queste brutte cose in giro? E la mamma dice, vabbè, insomma, ormai siamo qui, dobbiamo andare. Arriviamo a Rovigo, e ho conosciuto subito il maestro del campo, era là la signora Mellis che mi aspettava, e ha cominciato subito a tranquillizzarmi e abbiamo cominciato le prove. Tutte le notti scendevamo nel rifugio perché suonava l'allarme, quindi bisognava andare in cantina, nel rifugio. E così abbiamo fatto tutte le prove, poi finalmente è arrivato questo fatidico giorno. Io ero già sul palcoscenico del Teatro Sociale di Rovigo, seduta sul trono di Elena, tutta vestita e truccata dalla mia maestra che mi ha aiutato fino in fondo. Ero lì, dicevo che io abbastanza tranquilla mi sembrava di essere. Però quando ho sentito il rumore del sipario che stava per alzarsi, ho avuto subito questo scatto così di alzarmi, e la signora ha capito che io mi volevo alzare per scappare. Allora mi aveva guardato con questi suoi occhi di fuoco, perché era sarda lei, e mi ha inchiodato su questo trono di Elena. Allora io ho detto, ormai sono qua, non posso più né scappare né fare niente, signora aiutami, e ho cominciato a cantare. Io ho sempre avuto anche un grande dono, oltre tutti gli altri, che era quello di potermi estraniare subito, ma appena cominciavo a cantare, mi medesimavo nel personaggio, pensavo tutte le cose che dovevo fare, e allora insomma, avevo già rotto il ghiaccio, come si suol dire. Fece il mio debutto, che andò bene, e dopo la prima recita ne feci altri due, e tutta felice e contenta, insomma, avevo già buttato la prima pietra per iniziare da lì una grande carriera. È molto
emozionata per la capacità di rivivere questi momenti, ma siamo altrettanto commossi noi sentirli rievocare con la sua consueta semplicità, perché veramente Renata Tebaldi è una star, è un mito, però ha questo modo di comunicare col pubblico che non è quello delle dive. È come la sua voce, il suo canto arrivano direttamente al nostro cuore, così anche la sua persona, tale e quale come era sul palcoscenico. Volevo chiedere un'altra cosa, signora, perché vorrei fare riascoltare nuovamente la sua voce meravigliosa in un'altra area. E lei ha rievocato la sua prima volta sul palcoscenico che stiamo appunto ricordando e celebrando questa sera, però ci fu un debutto non ufficiale ad Urbino, dove lei ha frequentato per molto tempo anche il Conservatorio di Pesaro, di cui era direttore il grande maestro Riccardo Zandonai. Tra l'altro abbiamo tutti noi che amiamo e ammiriamo Renata Tebaldi, abbiamo il grande rimpianto che Renata Tebaldi non abbia mai interpretato in teatro Francesca da Rimini, che secondo me è un ruolo proprio ideale per lei, penso che sia un rammarico che ha lei stessa. Ecco, vorrei fare riferimento a un'audizione con cui Renata Tebaldi profeticamente, di fronte al maestro Zandonai, allora direttore, cantò una che è stata delle arie, uno dei suoi cavalli di battaglia. E ben ne andrò lontana dalla Valdina. Il maestro Zandonai dopo questa audizione disse: mettere in tralcio la carriera di una voce così sarebbe un errore, direi quasi un delitto. È un'area veramente profetica, perché oltre a essere stata poi un cavallo di battaglia di Renata Tebaldi, vorrei ricordare la sua partecipazione a un'inaugurazione scaligera, la Valdì storica diretta da Giulini con Mario Del Monaco, con Renata Scotto e c'era già Giacomo Guelfi, fra l'altro, e ricordare anche questo grande compositore toscano di cui l'anno scorso è stato celebrato, si doveva celebrare il centenario della morte, ben pochi teatri, la Scala stessa si sono ricordati di quest'opera. Ricordiamolo noi attraverso la voce di Renata Tebaldi. Ascoltiamo e ben ne andrò lontana dalla Valdì di Alfredo Catalano. Cambiamento di idea, no, non ascoltiamo bene andrò lontano, anche perché abbiamo una serie di video molto molto importanti e molto rari. Ascolteremo anche la voce di Renata Tebaldi, ma la vedremo in questi video rarissimi che i nostri amici della lirica sono riusciti a procurarsi anche grazie alla preziosa collaborazione di Renata Tebaldi. Allora, dicevo, debutto non ufficiale ad Urbino, in un concerto diretto da Zandonai, a cui Renata Tebaldi partecipò come molti allievi del conservatorio, e a questa esibizione seguì la prima audizione alla Scala con un'aria del Trovatore. Passiamo adesso alle prime affermazioni di Renata Tebaldi. Vengono subito dopo Rovigo altri importanti teatri italiani. Parma, il Regio di Parma, Renata Tebaldi lo conquista con la Bohème. Poi un'opera che Renata Tebaldi ha cantato agli inizi della carriera, sempre a Parma, sotto i bombardamenti dell'amico Fritz di Mascagni, e da mascagnano qual è il sottoscritto, immaginare la Suzia di Renata Tebaldi in aria come Son pochi fiori, Non mi resta che il pianto del dolore, ecco, fa veramente già venire i brividi di commozione. Trieste con Otello, altro grande cavallo di battaglia, e anche Andrea Chenier, e poi Andrea Chenier insieme a Mario Del Monaco. Mario Del Monaco con cui iniziò un sodalizio artistico che li ha fatti definire come la coppia del secolo. Il binomio Tebaldi del Monaco ha segnato delle produzioni straordinarie, anche in serie discografica soprattutto, e a più di 10 anni dalla morte di Mario del Monaco è bene ricordare anche questo grandissimo artista che purtroppo non è più fra noi. Quando Renata Tebaldi cantava a Brescia l'amico Fritz con Prandelli, nacque una grossa opportunità per la signora Tebaldi. La
storica audizione con Toscanini. Vorrei che la signora ce la ritoccasse. Sì, eravamo appunto a Brescia perché andavamo l'amico Fresco con Prandelli. Lui ritornò a Milano per l'intervallo che c'era fra una recita e l'altra, aveva la famiglia a Milano, ritornò a Milano e nel frattempo fu chiamato dalla Scala perché il maestro aveva voluto fare delle audizioni sentendo i cantanti che aveva lasciato quando è dovuto andare via dall'Italia con la faccenda che tutti conosciamo, che si rifiutò di suonare l'inno nazionale fascista e che gli costò appunto questo esilio dorato in America, ma sempre esilio, lontano dalla sua Milano, lontano dal suo teatro. E fu chiamato per fare lui stesso l'audizione, perché voleva anche sentire nel frattempo i giovani che erano usciti e che avevano già cominciato a cantare, voleva rendersi conto di quello che c'era sulla piazza. E ritornando a Brescia mi disse: guarda che nel libro dove c'è scritto il nome di tutti quelli che il maestro vuole ascoltare, a poca distanza dal mio c'è scritto anche il tuo, quindi ti voglio dire di prepararti perché quando ritornerai a Milano senz'altro sarai chiamata anche te. Infatti finite le recite mi andai a Milano e arrivò questa telefonata dalla Scala dove appunto mi dicevano che un giorno tale, adesso la data non la ricordo bene, però mi ricordo molto che era sabato, alle 10 in punto lei si deve trovare alla Scala perché comincia l'audizione col maestro Toscanini. Inutile dirvi che una notte non ho dormito, alle 6 del mattino ero già sveglia, dico adesso cosa faccio dalle 6 alle 10. Abitavo in via Broggi, in una pensione, allora mi sono alzata, mi sono preparata, sono andata a piedi sino alla Scala. Arrivando alla Scala, insomma, non è che avevo perso molto tempo, ne avevo ancora tanto davanti a me e questa attesa mi rendeva nervosa, non sapevo più che cosa fare, allora ho girato ancora tutto intorno, lì in galleria. Poi in quel momento ho detto, beh, io non ce la faccio più, è meglio che vada di sopra, mi metterò nell'anticamera e aspettare che mi chiami. Infatti alle 10 meno 3-4 minuti, perché il maestro Toscanini era puntualissimo, venne un signore e disse, Renato Tebaldi. Quindi Renato non c'è nessuno, sono io, mi chiamo Renato Tebaldi. Allora lui si è un po' indispettito. Oh Renato, insomma lei si alzi perché deve correre subito in sala perché il maestro già là che l'aspetta. Allora un po' con lui che mi aveva preso così alla sprovvista, sono entrato con non so con che maniera nella sala e vedi già lui seduto alla tavola, al capo tavola, da una parte c'era suo figlio Walter e dall'altra il sovrintendente Gringhelli. Mi fece avvicinare, mi chiese dove ero nata, dove avevo studiato, con chi avevo studiato. E poi un bel momento mi disse, va bene, è venuta il desiderio di ascoltarla, mi dica che cosa vuole cantare. Ho detto, senti, io ho appena fatto un rilascio e ho in gola la romanza e vorrei poter cantare questa. Allora lui mi ha guardato di sotto in su, come faceva lui, metteva sempre gli occhiali qui sul naso e poi ti guardavo con un impalto cilindrato, sempre pulvero. E mi ha detto, sa come? Ho cominciato con questa aria alle 10 del mattino, con il nervosismo che avevo addosso, e allora però ho detto subito con me stessa, beh, adesso qui ci sono e non posso allontanarmi, allora mi conviene di mettermi tranquilla, cercare di fare tutto il meglio possibile, e poi se lui mi chiederà di cantare un altro pezzo, il signore che gli sono piaciuto, se non mi dice niente, arrivederci, grazie. Ho fatto tutta l'aria, e finito, silenzio di tomba, un minuto, a me sembrava un'eternità, poi finalmente mi chiede, è pronta per cantarmi un altro pezzo? Sì, dico maestro, senz'altro. E che cosa stavolta? Dico l'Otello. L'Otello fa lui, sì, l'Otello l'ho appena cantato. E cosa mi vorrebbe fare? Dico tutto, la canzone del Salice, si chiama Ave Maria, che sarà stata le 10:30, 10:15. E lui credo che avrebbe pensato, ma questa giovane è un po' matta, insomma, quella lì, cantare addirittura all'Otello. In ogni modo mi ha fatto segno di avvicinarmi al pianoforte e ho cominciato. A quel momento vedo che lui era nervoso, cominciava a muoversi sulla sedia, dicevo, Dio mio, che cosa ho fatto. Poi, a quel momento, ancora di più stizzito, si è alzato in piedi e ha cominciato a darmi lui la battuta. Allora io andavo col suo gesto. Il pianista, che nello stesso tempo aveva capito che io
non guardavo più quello che faceva lui, non lo seguivo più, ma seguivo qualche cosa d'altro. Dice, ma Dio, la Tebaldi si rovina, vorrà farsi dire che è un antimusicale perché non va più a tempo. Vedendo che io non cedevo, continuavo sulla mia strada facendo quello che lui non faceva, allora ha capito che c'era qualche cosa che anche lui doveva vedere, cosa stava succedendo. E girando un po' il pianoforte che aveva le rotelle sotto per spostarlo meglio in sala di prova, ha visto il maestro in piedi che mi dava la battuta. Allora ha capito subito, dice, qua cosa ci sto a fare? È meglio che mi giri anch'io che vada anch'io con la battuta del maestro. E finalmente così è successo, siamo andati d'accordo, abbiamo finito stando con il tempo del maestro, lui allora non era più nervoso, molto contento, e alla fine mi chiamò ancora vicino a lui, pochissime parole naturalmente, mi ha detto 2 o 3 volte brava brava e mi ha congedata. Però ho sentito nell'andare via che rivolgersi a Grighelli e a suo figlio, ha detto ricordatevi, dobbiamo ricordarci bene del nome e del cognome di questa ragazza, perché io sono certo che farà una carriera non indifferente. E così mi ha congelato. Sono andata a casa, mamma, mamma, ho fatto l'audizione, è andata bene, lei mi ha gelato con un secchio d'acqua buttato sulla schiena e mi disse subito, beh, dice, cosa hai fatto? L'audizione con maestro Toscanini, questo non vuole dire niente, vediamo in seguito che cosa succederà. Dopo 3 giorni mi chiamano, signorina Tebaldi, vengo subito alla Scala a firmare il contratto. Dico, un contratto, ma di che cosa? Sì, dice, il maestro è rimasto talmente ben impressionato di quello che lei ha fatto durante l'audizione, che l'ha scelta per partecipare a questo concerto di inaugurazione della Scala ricostruita dopo il bombardamento. Dice, sa, quello che lei dovrà fare è una piccola parte, ma però l'onore stesso di partecipare a questa serata. E io non parlavo più perché dall'altra parte del filo ero talmente commosso che non rispondevo. Allora mi dicevano, ma signorina, sta sentendo, cosa è successo? Dico sì, sono talmente emozionata, incredula, che non so anche come fare. Lei dice, guardi, lei venga che poi vedrà che le daremo il suo contratto. Vado alla Scala, firmo il contratto e dopo 3 giorni cominciano le prove. È stata un'emozione enorme, avere vicino a questo uomo che tutti avevano descritto come molto burbero. Lui era in parte, sì, molto esigente perché non ammetteva il piccolo sbaglio musicale, per lui non era assolutamente ammesso. E dallo stesso tempo lo trovai pieno di umanità, e non lo so, mi ha dato un'impressione completamente differente da come me l'avevano descritto. Abbiamo cominciato le prove e durante il Tedeum di Verdi io dovevo prendere una nota che mi lasciava una tromba accampata così per aria, senza nessun appoggio sotto. Io dovevo attaccare la stessa nota nella intonazione giusta che mi lasciava la tromba. E io ho fatto il mio lavoro, a un certo momento il maestro si impazientisce di sé, perché mi ha visto tutta circondata dalle signore del coro, non mi vedeva e forse anche, chissà, non mi sentiva, nonostante fosse abbastanza alta, si vede che non... A un certo momento si è arrabbiato e dice, insomma, in questa voce di angelo la voglio sentire che viene dal cielo. E da lì, allora... aggettivo coniato proprio per me è durato tutta la vita e dura ancora, perché adesso ancora dove vado mi chiamo la voce d'angelo ed è stato per me una cosa meravigliosa. Inutile di dirvi che questo incontro per me è stato veramente un trampolino di lancio, perché lui dopo il suo ritorno in America non ha mai cessato un momento di pensare a me, chiedeva sempre cosa facevo, cosa non facevo, e mi seguiva dappertutto e ho un grande ricordo di questo uomo. Quando poi mi chiamò per fare il Requiem di Verdi alla Scala, ha voluto ancora me, e allora ho avuto di più la possibilità di stare vicino a questo uomo, e sempre di più ho dovuto dire che veramente era una grande persona oltre che un grande maestro. Splendide quelle che ha detto Renato Tebaldi, che ci fa vivere una stagione della Scala che oggi tutti rimpiangono,
quando veramente direttori d'orchestra come Toscanini, sovrintendente, direttore artistico, scoprivano i cantanti e li seguivano passo per passo, come diceva Renata Tebaldi, Toscanini continuamente si informava degli sviluppi della sua carriera, il cantante, e lo possono confermare qui tutti gli illustri colleghi, e Angelo Mercuriale, che della Scala è stata una colonna, un'istituzione, e qua allora veramente il cantante non era abbandonato a se stesso. Voce d'angelo. Io proporrei, se la regia è d'accordo, siccome tra le aree delle audizioni Renata Tebaldi portò la mamma morta di Chenier, di ascoltarla e di vederla in un video rarissimo, che solo pochi appassionati conoscono, di uno storico Chenier in Giappone. E in questo volevo dire una mia personale emozione. Io conosco Renata Tebaldi da tutti i dischi, io conosco tutti i suoi dischi, sono sempre stato un suo grandissimo ammiratore e un profondo estimatore della sua voce e del suo stile interpretativo, che considero uno stile estremamente moderno, ancora attualissimo. Ma una delle grandi emozioni che mi ha dato, e io non avevo potuto purtroppo mai vederla in teatro dal vivo, è quando la Rai ha trasmesso questa Forza del Destino del San Carlo. E veramente, oltre alla grande cantante, ho potuto veramente toccare con mano che era anche una grande attrice, che costruiva il personaggio con pochi gesti essenziali, statuari, e con una grande nobiltà, ma che comunicava una grandissima emozione al pubblico. L'ingresso di questa Forza del Destino napoletana, il suo ingresso in scena, le sue prime parole al Marchese di Calatrava o Angoscia, sono espresse con un gesto interiorizzato, nobile, che non ha niente di plateale, di manierato. Certe volte si accusano i cantanti lirici di essere convenzionali nel gesto. Ecco, Renata Tebaldi non era assolutamente convenzionale, era naturalissima del gesto. E vediamola adesso in questa Mamma morta da Andrea Chenier. Mm-hmm.